saluto da parte di Alberto Posnel ai 25 telespettatori che mi seguono ormai da 4 anni fedelissimi su Teleantenna. E cosa devo fare questa sera? Devo commentare una partita come Falcon Star Verona, che dove sulla carta non c'è proprio partita, con tutto il rispetto per Verona, alla quale manca anche Boscagin e anche ho sentito di un trasferimento di Damiani, ma contro questa Falcon Star che sta viaggiando a una media di 100 punti a partita quasi e che ha dato 40 e passa susine a Corno, io sinceramente non vedo grandi chance, però vabbè, qua mi sono sbilanciato. Ecco, quindi agli ordini dei signori Langaro, Marco Langaro e Mattia Volgarino di Vicenza e iniziano le ostilità. Palla intanto per i rossi veronesi. Ecco, Bolcato, ex Arzignano, prende il ferro. Dunque vediamo col numero 7 Paccione, col numero 4 Bovo, col numero 9 Fabian, poi appunto col 13 Bolcato, tripla di Boneta e col 16 Elio. Infatti è Elio che tira, tripla anche per Elio. Spero di non aver sbagliato, sì, è Elio. Scutiero, tira molla Scutiero, Team the Dream Scherbets, Lewis Hamilton Bonetta, Adin Kaugic e Rorato per la Falcon Star. Una fase di gioco da Harlem Globetrotter. Ma insomma ragazzi, bisogna anche tirare, non fare i giochetti alla Harlem Globetrotter. Kaugic fa la finta. Finta contro finta. E dalla lampada di Aladdin abbiamo visto un numero. Kaugic e la lampada di Aladdin. Elio, Fabian, step back di Fabian che combina un air ball. Parte Boneta, gioco molto perimetrale, Scherbets e poi consegna per Rorato. Bel taglio di Rorato. In penetrazione Paccione, senza grandi risultati. In panchina per Verona vediamo due ex giocatori di Serie A, Davide Daccio Bianchi che ha giocato a Trieste e Roberto Dalla Vecchia che ha giocato con Verona, mentre per la Falcon Star c'è la triade Bettega, Giraudo, Moggi, che sarebbe la triade Tomasi, Matteo Franco e Tex Tessarolo chiaramente nelle vesti di Luciano Moggi. Kaugic, scarico per Scuti e Scuti non perdona.
L'arbitro Langaro vede un fallo in attacco del numero 4 Bovo. Di nuovo Scutiero, scarico per Orato, lunga, svetta Team The Dream che adesso riceve e canestro pulito. Bovo la passa direttamente a Scutiero. Ribaltamento, Bonetta, no, Kaugic, Bonetta, infrazione di passi. E minuto giustamente chiesto da Dacio Bianchi sul punteggio di 12-3 per la Falcon Star. Dunque, Verona viene da una sconfitta interna con Mestre di soli 4 punti. Prima ha perso di 43 a Caorle. Verona ha preso 43 susine a Caorle due domeniche fa. Ha vinto con lo Yadran di 2 però, l'ultima di andata, ha vinto con lo Yadran di 2. Poi prima ancora aveva perso di 15 a Padova. Beh, diciamo che ha un comportamento esterno piuttosto disastroso, ecco. Ha perso di 26 a Bassano, ha perso a Conegliano, ha vinto di 28 ad Arzignano. Comunque la differenza in campo si vede. La Falcon Star viene dalla bella vittoria esterna a Padova, prima ancora la vittoria di 6 contro Derzo, e la Sbornia più 43 con Corno. 43 susine a Corno. Scutiero, non vale, e fallo in attacco di Rorato. In palleggio Elio. Bovo, Bolcato, che è un lungo ma a cui piace giocare molto fuori. Contropiede Bonetta, entrata di sinistro, no. Riparte Verona. Ha avuto una buona idea Elio, ma ha avuto la mano quadra, non ha arrotondato bene l'entrata. È entrato con la mano un po' dura. Scherbez. Canestro pulito di Scherbez da post'alto. Entrata di Paccione con relativa stoppata di Scutiero.
entrano Colli e Schina per Kaugic e Rorato. Bovo, fallo di Bonetta. In lunetta Bovo. Due su due per Bovo. Scutiero penetra nella difesa, sotto mano. Scutiero che gli è andato via a Pacione, credo. Bolcato. Pacione. Fabian. Arresto e tiro. No. Riceve Schina. Schina cerca l'uno contro uno. Poi scarica per Colli, che perde la palla. Un bel taglio di Colli. Bovo. Per Bolcato. Beh, certo che se Bolcato comincia a sbagliare anche le entrate, è finita per Verona. Non c'è proprio la minima chance. Bonetta dalla sua piastrella. Yes! Falco sta già a più 14. Pacione. Elio. Fabian. Bolcato. Vedete che a Bolcato piace molto tirare da fuori, ma non gli piace entrare in area. Fallo di Elio. Escono Pacione e Fabian. Entrano Croce e Zenegaglia. A canestro Schina. Ribaltamento, Bolcato, parte, sbaglia l'entrata. Ah, intanto vediamo anche Tossut per Bonetta. Disturbato nel tiro, Tossut. Fuori Scutiero, dentro Cossaro. Su due per Tossut. È entrato anche il numero 21, Filippozzi. Ivan Filippozzi. 21 anni. Zenegaglia. Rimbalzo e fallo subito da Tossut.
Kaugic per Skerbec. Blocco di Kaugic, che poi riceve. C'erano troppe braccia in quella zona lì. Riceve Bolcato. Croce. No. E purtroppo c'è il fallo di Tosut, credo. Chi ha fatto fallo? Ha fatto fallo? Chi ha fatto fallo? Tosut. Ah sì. Ah sì, la rimessa è degli ospiti. E il primo periodo si conclude 22-7 per la Falcostar. Pubblicità. Minimax Monfalcone, il locale aperto tutto l'anno sia a pranzo che a cena, dalla pizza tradizionale a quella speciale, succulente grigliate anche per gruppi numerosi ed un assortimento di birre da soddisfare ogni palato, eventi e compleanni dove i vostri bambini potranno svagarsi in tutta libertà. Studio Benigni, professionalità da oltre 30 anni della gestione amministrativa del personale per numerose aziende del territorio. Ora anche assistenza fiscale e previdenziale ai lavoratori delle aziende convenzionate. Venite a trovarci per una consulenza gratuita. Banca di Credito Cooperativo di Turriago, dal 1896 al vostro servizio. Ferro Iulia, una proposta completa per il vostro lavoro con l'alta qualità dei marchi più prestigiosi. Tutto il necessario per l'industria, la nautica, l'artigianato e il professionista più esigente. Inoltre nei locali del Brico potrete trovare un ampio assortimento per la casa e il fai da te, con il servizio duplicazione chiave e il taglio legno su misura. Nova Edil, azienda affermata nella realizzazione di case prefabbricate in legno, mette a vostra disposizione esperienza e professionalità affinché i vostri sogni diventino le vostre case. Contattateci per una consulenza ed un preventivo gratuito. Bar Universo di Luca Soncin, via Callisto Cosulic 169 a Monfalcone, aperto da lunedì al sabato dalle 5 alle 23. Tabaccheria, caffetteria, paninoteca, ricariche telefoniche e servizi bancari. Marina Lepanto, il tempio della nautica a Monfalcone, ad 1 chilometro dall'uscita autostradale Monfalcone Est. All'interno dell'elegante Darsena troverete servizi completi per la nautica a 360 gradi. Vendita a imbarcazioni Quicksilver e motori marini Mercury e Mercruiser, sia nuovi che usati. Assistenza tecnica qualificata con moderna carrozzeria ed officina master. Ampia piscina, area fitness ed un eccellente servizio di ristorazione. Schina. Filippozzi proprio non ce la fa a tenerlo. Croce. Filippozzi. E il triangolo Kaugic Colli Tosut. Tutto di prima. Più 19 Falcostar. Errore di Croce.
lato sud, scarico per Colli e sul rimbalzo Colli va a segno. A segno già 8 giocatori della Falcon Star. Altro errore di Pacione. Palla sotto per Cossaro. Sotto mano di Cossaro. 9 a referto. 3 per Verona. Pacione, errore. Schina from the corner, ma non gli va. Intercetta Kaugic. Assist per Tosud, che poi viene abbattuto da Croce. Due su due per Tosud. In palleggio Croce. Filippozzi dall'angolo. Filippozzi. Muove il tabellone per la sua squadra. Ecco, a me per esempio questa entrata qua è un'entrata proprio che non mi piace, cioè che uno entra e dopo dà le spalle al canestro, una cosa che non... anche brutta da vedere. Taglio di Cossaro. Croce, Pacione, ragazzi bisogna tirare, e Croce riesce a infilare l'arancia del non so come si chiama quel pezzo lì del tabellone. Nel sostegno. Eccoci. Un Kinder Bueno ai due giovani del vivaio della Falcon Star per questo lavoro. Un Kinder Bueno in due. La Falcon Star non ha tanti soldi. Cossaro, Colli da tre, no, Andrea, non tirare da tre. Andrea, come te lo devo dire, non devi tirare da tre. Croce in penetrazione, secondo me è stato stoppato pulito da Kaugic, ma l'arbitro Langaro vede il fallo.
2 su 2 per Croce. Ecco Kaugic in versione playmaker. Schina. Oh no! Colli perde l'arancia e poi c'è un marcamento sandwich su Schina che fa la figura del prosciutto e subisce fallo. Fuori Tossuto e Cossaro, dentro Rorato e Bonetta. Schina, brutto passaggio. E a fil di sirena, Schina sgnacca la tripla. Più 24 Falcon Star. Zenegaglia al tiro. E fallo di pancia di Kaugic. Time out. Dunque, miglior attacco del torneo quello di Mestre, 1562 punti, seconda la Falcon Star, 1461. Peggior attacco Arzignano, 985 punti. Peggior difesa anche Arzignano, 1363 punti subiti. Miglior difesa allo Yadran, 1175 punti subiti. Yadran che secondo me sta facendo, per il roster che ha, sta facendo un gran campionato. Terza pari punti con Corno, ma insomma è una squadra che non ha una panchina profonda, una squadra che ha 7, al massimo 8 giocatori. Sta facendo un Yadran, secondo me, un ottimo campionato in rapporto alla squadra che ha. Croce ha preso paura, è uscito dall'area. Oh, c'è anche Cestaro in campo. Croce. Carico per Filippozzi, finisce il tempo. E che Verona fa una fatica enorme in ogni azione. Zenegaglia. Zenegaglia in confusione totale. Infatti Dacio Bianchi lo spedisce in panchina e rimette in campo Bolcato. Verona zona. Zona 2-3. La zona bulgara. Cestaro,
perde palla ed è rossa. Intercetto. E poi solito assist del quarterback Scutiero per Rorato. Esce Croce, rientra Bovo. Fabian. Intercetta Filippozzi. Oh, 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 oh mamma mia. Oh mamma mia. Della serie Monfalscavi. Un canestro della serie Monfalscavi. Paccione. Scutiero, proposto assessore allo sport del comune di Monfalcone. Certo che se vanno dentro anche questi tiri. Di nuovo Paccione. Scutiero lasciato completamente solo. Ma cosa deve fare? Gli tocca tirare. Cioè. Se davanti si apre un canyon. No? Cioè, come dirgli, devi tirare. Scherbez, primo fallo. Scutiero, perorato. Ma sei lì. Ma fa un sottomano. Piero. Piero, eri completamente solo. Team from downtown. 7 punti per Team The Dream. Rorato a rimorchio, parte Filippozzi e il primo tempo si conclude 46 a 19 per la Falcon Star. A risentirci. Eccoci cari telespettatori di Teleantenna,
sottinteso 25 telespettatori che mi seguono su Teleantenna, per il secondo tempo di Falconstar Verona, che è una partita, diciamolo francamente, che è poco più di un allenamento per la Falconstar, vista la differenza di chili, centimetri, qualità e talento che si è visto nel primo tempo. Ripresa del gioco, tra l'altro in classifica la Falconstar è la seconda forza del campionato con 28 punti, mentre Verona è nei bassi fondi a 12 punti con Udine, a 2 punti in più di Montebelluna e ultima è la derelitta Arzignano con 0 punti. A segno Pacione intanto. Scutiero prende il palo, Scherbez penetra sotto mano di destro, Scherbez fa letteralmente quello che vuole, Bovo prende il ferro, schina un passaggio che coglie di sorpresa Colli non se l'aspettava, in lunetta Pacione, otto punti per Pacione, Gianmarco Pacione, 26 anni. Scutiero, Colli, e sottomano rovesciato di Colli. Bolcato, parte da fuori e lascia sul posto Colli. Più 25 Falconstar. Andrea Colli. Sempre di sinistro. E poi c'è un tenero abbraccio di Colli per Bolcato, punito dall'arbitro Langaro. Dall'arco Andrea Colli. E poi l'arbitro Volgarino vede il fallo di Schina.
è una partita talmente tranquilla che gli arbitri veramente possono arbitrare in pantofole, non si sentono i soliti cori di insulti, segno che la partita veramente sta andando avanti quasi per inerzia. Scutiero, ottima circolazione, errore di Scherbez. In palleggio Elio, Fabian il capitano, infrazione di passi. Filippo Fabian, 32 anni, Bolcato 33, Zenigalia 34. E Colli sull'invito di Scutiero, a segno. Fabian, pessimo movimento, pessimo. Allora, quando entri, punta il canestro. È inutile girarsi, dare le spalle al canestro e con il risultato che poi è facile sbagliare anche il passaggio. Bellissimo taglio di Schina sull'invito di Scuti. 9 punti per Schina, che poi intercetta da par suo un pallone, invita Scherbez, aia, e viene stoppato, e poi Elion che rovina contro il sostegno. Ma non si è fatto niente bene, però va in panchina. In campo Filippozzi. Paccione. Primo fallo. Riceve Bolcato, che fa una cosa stranissima che nessuno ha capito, però chiede anche il fallo, ma dentro Bonetta e Tossut. Bonetta spara, no, rimessa dei Domaci. Ah sì, mi sono sbagliato. Ma io qua vicino ho due signore che sono implacabili con me. Sia sull'italiano, sul congiuntivo e anche sui cambi. No, ma fate bene. Allora, è entrato Kaugic e Tossut. Si sono accomodati Schina e Scherbez. Ok. No, ma questi errori sono dovuti al fatto che comincio ad avere una certa età, eh. Paccione! Da due? O da tre? Da due.
Sì, da due, sì. Sì, sì. Più 27 Falcon Star. Tossut. Adin. Tossut. No. Pacione. Tiro di Fabian che cerca di distruggere la parte sinistra del tabellone. Una mattonata incredibile di Fabian. E Colli entra e poi rovina a terra insieme a Bonetta. Filippozzi. Tripla di Filippozzi. Kaugic da solo. E poi un'infrazione di piede. Rorato per Colli. Parziale di 14 a 10 per Verona, terzo periodo. Kaugic, no. E poi fallo di Bonetta. Bonetta secondo fallo, fuori Scutiero e Bonetta, dentro Cestaro e Cossaro. Ella. Con Grorato, con Tossut, l'unico, e con Kaugic nella parte del nonno. Quintetto giovane e Bisiaco. Bravo Gigi, ma sì, una bella idea di Gigi Tomasi, bravo. Tanto la partita non è in discussione. Bovo si disimpegna bene. Corto. Rorato sbaglia completamente il passaggio. Sbaglia Bovo. Rimbalzo di Tossut. A segno Tossut. Sul quasi canestro di Cestaro. Cosa fa Bovo? Ma qua ci vuole un tecnico. Questo è un fallo tecnico questo. Nessuno dei due arbitri l'ha visto. Ma ha tirato la pallonata a Rorato. Deve essere punito. Questo era il fallo tecnico. Pacione tripla. Pacione 13 punti.
Incredibile svista arbitrale. Ecco, Cossaro purtroppo si incarta, poi non sa cosa fare. Veramente brutto episodio. Nessuno dei due arbitri l'ha visto, incredibile. Se fosse stato un calciatore erorato si sarebbe buttato per terra mezzo morto, ma è rimasto in piedi. Cossaro deve velocizzarsi un po' però, eh. Questa è la palla dei padroni di casa, era. Pacione. Croce. Fallo di Cestaro. Due su due per Croce. Parziale di 17-12 per Verona nel terzo periodo. Pacione, terzo fallo. Tossut pesta la linea laterale. Beh, insomma, una Falcon Star in fase di stanca in questo terzo periodo. In fase di relax. Si vede che nell'intervallo invece del tè hanno bevuto camomilla montagna. Bolcato. Hanno bevuto camomilla sogni d'oro. Terzo periodo si conclude 58-41 per la Falcon Star. A risentirci, pubblicità. Minimax Monfalcone, il locale aperto tutto l'anno sia a pranzo che a cena, dalla pizza tradizionale a quella speciale, succulente grigliate anche per gruppi numerosi ed un assortimento di birre da soddisfare ogni palato, eventi e compleanni dove i vostri bambini potranno svagarsi in tutta libertà.
Studio Benigni, professionalità da oltre 30 anni della gestione amministrativa del personale per numerose aziende del territorio. Ora anche assistenza fiscale e previdenziale ai lavoratori delle aziende convenzionate. Venite a trovarci per una consulenza gratuita. Banca di Credito Cooperativo di Turiago, dal 1896 al vostro servizio. Ferro Iulia, una proposta completa per il vostro lavoro con l'alta qualità dei marchi più prestigiosi. Tutto il necessario per l'industria, la nautica, l'artigianato e il professionista più esigente. Inoltre nei locali del Brico potrete trovare un ampio assortimento per la casa e il fai da te, con il servizio duplicazione chiave e il taglio legno su misura. Nova Edil, azienda affermata nella realizzazione di case prefabbricate in legno, mette a vostra disposizione esperienza e professionalità affinché i vostri sogni diventino le vostre case. Contattateci per una consulenza ed un preventivo gratuito. Bar Universo di Luca Soncin, via Callisto Cosulic 169 a Monfalcone, aperto da lunedì al sabato dalle 5 alle 23. Tabaccheria, caffetteria, paninoteca, ricariche telefoniche e servizi bancari. Marina Lepanto, il tempio della nautica a Monfalcone, ad un chilometro dall'uscita autostradale Monfalcone Est. All'interno dell'elegante Darsena troverete servizi completi per la nautica a 360 gradi. Vendita a imbarcazioni Quicksilver e motori marini Mercury e Mer Cruiser, sia nuovi che usati. Assistenza tecnica qualificata con moderna carrozzeria ed officina master. Ampia piscina, area fitness ed un eccellente servizio di ristorazione. Eccoci qua per il quarto e ultimo periodo di Falcon Star Verona sul punteggio di 58 a 41 per i domaci. Insomma, Verona ha rosicchiato, dunque alla fine del primo tempo era sotto di 27, ha rosicchiato, adesso è sotto di 17, 10 punti. Parziale di 22 a 12 per Verona nel terzo periodo, dopo che era stata messa sotto senza tanti problemi nel primo tempo. Croce from the corner, Kaugic in versione playmaker. Ma io, se posso dare molto modestamente un suggerimento a Gigi Tomasi, io lo proverei playmaker Kaugic. Guarda che entrata! Entrata! Finta e canestro. Io lo proverei anche playmaker, tanto sa far tutto. Assegno Polcato, 13 punti, come il suo compagno di squadra Pacione. Prorato, no. Gigi Tomasi mantiene il quintetto, il quintetto giovane e bisiaco, con Kaugic in veste di balia, e infatti intercetta, parte, scarica, bella canestro di Tossut, bella entrata in coordinazione. Croce, Kaugic, intercetto e poi commette fallo.
Bolcato. No. Intanto c'è un urlaccio di Gigi Tomasi che pretende il rimbalzo difensivo. Zenegaglia sbaglia quasi un rigore. Scutiero per Cossaro e Fabian per Bolcato. Verona a zona. Zona 2-3. Rorato. Era partito bene, poi... Altro canestro da Monfalscavi per Tossut. 12 punti per Tossut. Partita di sostanza. Croce. Palla fuori. Più 20 Falcon Star. Scutiero, passaggio dietro la schiena. Dall'arco Rorato. Rorato su Fabian. Filippozzi disturbato da Tossut. Colli per Kaugic. Intanto in panchina si riposa Bonetta, si riposa Scherbez, si riposa Schina. L'arbitro Volgarino vede il fallo in attacco di Tossut. Insomma, la Falcon Star dopo questo incontro ha un ciclo, diciamo così, duro. Perché deve incontrare Caorle fuori casa, poi riceve Mestre, poi c'è il derby con lo Iadran e poi l'altra trasferta a Murano. Murano che era partita malissimo all'inizio e che invece adesso, insomma, ha comunque 14 punti. Elio, scusate. No, Bovo. No, Elio. Elio l'ha passata a Bovo. Era completamente libero, cosa doveva fare? Time out. Dunque, come dicevo, la Falcon Star adesso ha un ciclo piuttosto impegnativo con Caorle, Mestre in casa, Iadran,
Jadran e Murano, due trasferte consecutive, e poi riceve Jesolo. Però Jesolo di quest'anno non è certamente lo Jesolo degli anni passati, infatti è lì a 16 punti a metà classifica. Nella precedente giornata Jesolo ha perso a Corno di 5 punti. Prima aveva battuto Montebelluna di 15. Però no, non è certamente lo Jesolo di Massimo Guerra, ecco, tanto per capirci. Dall'angolo Elio, da due. Più 18 Falcon Star. È un bignè di Scutiero per Colli. Fabian prende il ferro. Rorato. Tecnico alla panchina veronese. Sì. Dacio Bianchi e Dalla Vecchia cercano di spiegarsi con l'arbitro Langaro, ma vediamo Scutiero già in lunetta. Scutiero 12 punti. Anche Tossù 12, Colli 10, Schina 9, Scherbez 9. Bonetta subisce fallo. Bonetta a quota 8. Pressing Falcon Star. Ulla. A 4 minuti dal termine, però non è mai troppo tardi. Zenegalia. Bovo tira praticamente dalla Corea del Nord. Scherbez perde la palla e poi l'arbitro Langaro vede un fallo. Sì. Fallo di Scherbez. Falcon Star più 23. Continua il pressing Falcon Star, Zenegalia sbaglia tutto quello che è possibile, Zenegalia, Croce, invece Croce sgnacca la tripla.
Zenigallia veramente non ne ha imbroccata una stasera. Bovo, Croce, sta attento perché lì nella zona c'è Schina, state attenti, state attenti se palleggiate, perché in quella zona c'è Arsenio Liupen Schina che ruba la palla. Io non mi fiderei troppo. Scherbez a quota 11. Eccolo qua, ecco sempre Schina che poi riceve e subisce fallo. Veramente impressionante il fiuto che ha Schina per le palle vaganti, impressionante. Mi ricordo un po' Marco Benigni, anche era così, un altro ruba palloni, però forse più le palle sporche. Schina invece ha proprio un fiuto per tutto quello che si muove, è vigile come un serpente a sonagli. Croce, se uno palleggia, no, dice ma tanto qua posso palleggiare, e intanto c'è Schina zitto zitto, no, che gli ruba il pallone e se ne va, proprio scatta, proprio come un serpente a sonagli dentro Zuccolotto e Soncin per Scutiero e Bonetta. Ecco Scutiero che riceve i 5 da anche Bonetta, da Daniel Tonetti che è infortunato. C'è un problema per Zenigallia. Dodici punti per Colli. Tanto c'è Zenigallia che sta tenendo in panchina un comizio con i vice di Dacio Bianchi. Fabian, più 20 Falcon Star. Zuccolotto prende il ferro, Croce, Bolcato, un minuto al termine. Soncin, no! Fabian, altro che come Zenigallia, sbaglia tutto quello che è possibile sbagliare.
recupero di Schina, no, palla fuori. ...25 secondi, beh, insomma, partita vinta, stravinta dalla Falcon Star. Diciamo che ha giocato un primo tempo molto più intenso la Falcon Star, poi nel secondo tempo si è rilassata, ma insomma è stato un buon allenamento. E l'incontro praticamente si conclude. ...74-56 per la Falcon Star, è stato un buon allenamento. E qual è il motivo per cui la Falcon Star ha vinto? E in questo io vorrei ricordare il mitico Ennio Vitanza. Ha vinto la Falcon Star perché è stata superiore a centrocampo. A tutti buona serata. Eccoci qua con Gigi Tomasi. Insomma, Gigi, è stata una partita che è stata un buon allenamento, con tutto rispetto per Verona, ma insomma, specialmente nella seconda parte della gara si è visto che la squadra non ha voluto forzare più di tanto. Ma loro sono arrivati qui senza alcune pedine sicuramente importanti. Abbiamo fatto i primi due quarti, sono stati molto molto buoni, abbiamo eseguito tutto quello che dovevamo fare e anche il livello di intensità, di concentrazione era giusto. Siamo andati all'intervallo avanti di 27, lì ovviamente è stato difficile poi per i ragazzi rientrare con il giusto approccio, e quindi sono stati alla fine il terzo e il quarto tempo da parte nostra sicuramente brutti, però vabbè, prendiamo comunque i due punti e guardiamo alla prossima partita. Ecco, a proposito, adesso comincia un ciclo diciamo un po' più impegnativo, Caorle, poi Mestre qua in casa, due trasferte, Iadran sempre temibile, e poi questa trasferta insidiosa di Murano, che sembrava una squadra materasso, invece i suoi punti dopo li ha fatti, quindi comincia un periodo interessante. Sì, sicuramente adesso abbiamo un ciclo di partite, guardandole così avanti come hai fatto tu, sono sicuramente difficili. In realtà noi ci siamo dati questo obiettivo di considerare una partita alla volta. La prossima è a Caorle è una squadra sicuramente molto forte, con un organico sicuramente da prime 3-4 posizioni, e sarà sicuramente in casa loro una battaglia difficile. Noi cercheremo chiaramente di portare via i due punti, ma sicuramente sarà una battaglia, ricordandoci anche che comunque è la squadra che abbiamo sconfitto l'altro anno nel primo turno dei playoff, no? Quindi sicuramente avranno un po' il dente avvelenato, quindi prepariamo intanto Caorle, che sarà una partita difficilissima, poi penseremo a Mestre e dopo le altre. E specialmente a Mestre, sperando di dare il primo dispiacere a Mestre in questo campionato, insomma, che San Vendemiano qualche partita l'ha persa l'anno scorso, bisogna pur che anche Mestre perda, no? Sì, ovviamente quando arriveremo questo sarà il nostro obiettivo, la nostra speranza. Poi loro sono una squadra sicuramente forte, sicuramente cercheranno di allungare la striscia, no? Poi vedremo, insomma, tra due settimane. Intanto però credo che dobbiamo concentrarci su Caorle, che è una squadra altrettanto forte, anche se non ha tutti i punti di Mestre. Va bene Gigi, buon proseguimento, grazie. Grazie mille, ciao. 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 Eccoci qua con Davide Daccio Bianchi. Io mi ricordo di te perché quando andavo a vedere la Stefanel, credo che giocava ancora a Chiarbola, certo. La Stefanel, c'eri tu, c'era Gregor Fucca, Dejan Bodiroga, esatto. Cantarello, mi ricordo, sì, hai lasciato un ottimo ricordo a Trieste. Allora, questa partita, diciamo, avete perso, però avete perso anche con dignità, nel senso, anche con siete venuti qua con delle mancanze. Ecco, se vuoi dirci qualcosa, ma avete perso in modo dignitoso. Sì, siamo venuti con quattro assenze importantissime del quintetto. Abbiamo avuto un approccio un po' troppo soft in difesa. Monfalcone, buonissima squadra di categoria, ha preso vantaggio, ma poi rispetto alla partita di Caorle, dove siamo andati in trend negativo per tutta la gara, come hai detto tu, nel secondo tempo abbiamo giocato una pallacanestro di carattere, una pallacanestro anche di intensità in difesa, e alla fine la sconfitta è onorevole. Venire a Monfalcone in queste condizioni e